Hola! Ma chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Vediamo subito chi c'è, se c'è qualcuno dall'altra parte. Benvenuti chiunque ci sia a questa nuova puntata dell'MDP Live. Non lo so, c'è qualcuno, lo vedo, c'è qualcuno, lo vedo, ma come al solito YouTube non mi fa capire niente. Ciao FabriTuber, ciao Federico, ciao Angelo, ciao a tutti. Mi sento un po' bella signor Metto. Ciao, 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 ciao Federico Petrone, ciao Pier, ciao Lorenzo, entrate, 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 entrate tutti. Andrea Montebello, il capitano, ci sono tutti, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Carlo Cavuto, giocatore non competitivo, ciao. Ciao Paul Gamer, insomma ragazzi, ciao Sofia, ciao Dan, ciao Paul Gamer, insomma c'è sta tutto il mondo, ho fatto bene a farla a quest'ora qua. Bella Matt, ma che ti è successo? Niente, per l'ennesima volta non mi è successo nulla. Nomina il mio nome e cognome, Federico Passoforte. Perché? Che c'è? Che è successo? Allora, ragazzi, è stata. Ciao Mirko, allora è stata una settimana questa qui. Aspettiamo un po' che vi stabilizzate e poi facciamo quello che dobbiamo fare noi, nel senso che parliamo un po' di Juve. È stata una settimana, ragazzi, ma che settimana è stata questa qua? È stata una settimana impressionante, no? La quantità di news e di notizie impressionanti, tanto che il canale. Hai la voce un po' rauca, è sempre il solito discorso. O ho la voce proprio rauca, tipo Fabrizio Moro, oppure non lo so, è il colpo di freddo. La settimana più bella, che palle, ora devo andare in palestra, mi perdo tutto. No, non ci andai in palestra, vieni qua. No, scherzo, fai quello che vuoi. Saluto mia madre Grazia che si sta truccando. Saluto la signora Grazia che si sta truccando. In bocca al lupo per la sessione di trucco. E vabbè, allora, la Roma ce la deve fare, la Roma ce la deve fare, sì. Allora, parliamo subito immediatamente intanto di Juve. Questa è stata la settimana in cui, tutto sommato, sembra che tutta Italia si ci sia rivolta ancora una volta contro, visto che praticamente c'è stata Inter-Juve che secondo loro l'abbiamo rubata per l'ennesima volta. Come al solito ci sono state le discussioni. Oggi ho trovato, mentre stavo facendo pausa dal lavoro, insomma, oggi ho trovato su internet una petizione fatta su change.org di un ragazzo che ha scritto: "Ripetiamo Inter-Juve", per farvi capire a che livelli siamo in questo paese. Tra l'altro Cruciani, che non so se lo conoscete, è un giornalista che non è juventino, anzi non ha risparmiato critica alla Juve, questa mattina ha fatto un litigone in radio con un tifoso napoletano. Lo cercate su YouTube e lo trovate, poi dopo fatto la live ve la faccio, cioè lo andate a vedere. Marotta e Paratici sembra che si sono svegliati perché forse devono rinnovare il contratto. Matt, per te, Emre Can è un giocatore fondamentale per il centrocampo della Juve, è un giocatore molto fondamentale in Serie A, un giocatore fondamentale, sì, è un giocatore fondamentale per il gioco che vuole fare Allegri in realtà, nel senso che è un grande talento, penso che ormai un po' tutti quanti abbiate imparato a conoscerlo tramite le partite, se ne avete viste, oppure tramite YouTube, se l'avete visto, insomma, tramite molte persone, e l'abbiamo visto che tipo di giocatore è Emre Can, è un Khedira un po' più giovane con impostazione tecnica migliore. Peccato per Goretzka, sì, Goretzka era promesso al Bayern Monaco già da anni, quindi di conseguenza non c'era una possibilità, ma io l'avevo sempre detto nei video che avevo fatto su Goretzka, che le possibilità che venisse alla Juve erano uno su 1 milione, ragazzi, non l'avevo mai illuso. No, sto scherzando, ci sono anti-juventini che credono che Andano ci sia scansato. Ci sono dei tifosi interisti che hanno fatto polemica con Andanovic perché si dice che fosse poco reattivo, ma secondo me non era colpa sua. Secondo me è semplicemente, comunque può succedere in una grande gara ad avere un calo di tensione. Andanovic, abbiamo avuto Andanovic qua al calato di tensione durante l'Inter-Juve, non è che Andanovic è un robot. Per te Allegri lascerà la Juve? Io spero di sì, la Juve non ha gioco. L'Allegri lascerà la Juve, non lo so se Allegri lascerà la Juve, ma ti dico una cosa: se finché Allegri continua a vincere, secondo me non ha senso. È vero che il gioco non c'è, ma sta ben tranquillo che quest'anno ci sono state partite pessime, però negli scorsi anni no, ragazzi, abbiamo fatto sempre ottime figure. Lo prendiamo uno tra Pogba e Milinkovic, secondo te? Secondo me tra quei due no, ma domani esce un video interessante su Pogba e su Morata, tutti e due in un unico video, quindi mi raccomando, non perdete sempre la solita cappatellina delle notifiche, controllate se l'avete attivata, se no non vi arriva niente di niente. Douglas Resta, continuate a scrivere perché mi arrivano dopo i commenti, continuate perché li leggo tutti, ragazzi, sono qui apposta. Douglas Resta, sì che resta, è stato già riscattato di fatto, 46 milioni di euro più bonus di 5, 51 milioni di euro per Douglas Costa, che sarà uno dei perni della Juve del futuro. Vediamo che dite. Preferisci che la Juve prenda Morata o Martial? Io onestamente credo, a parte sono due ruoli diversi, perché Martial sarebbe un
vice, diciamo, un esterno, mentre Morata sarebbe una punta centrale. Vorrei prenderli tutti e due, sinceramente, ma se dovessi scegliere, credo che andrei su Morata, perché di esterni ne abbiamo già parecchi e io Martial lo adoro, quindi tenete conto che adoro anche Martial, li prenderei tutti e due. Che dici, Bellerin e Martial arrivano? Bellerin non credo, ho fatto un video stamattina, non so se l'avete visto, mo che è finita la live, se vi va lo trovate sempre sul canale, in cui dicevo il perché io non credo all'offerta della Juve di Bellerin, però può essere pure che la Juve veramente l'abbia fatta questa offerta. E allora vedremo cosa succederà. Martial, c'è mezza Europa sopra, perché ora oltre alla Juve, Bayern Monaco e Real si è aggiunta pure il Chelsea, il Tottenham e ovviamente il Barcellona. Ma la parata miracolosa della posizione di Dybala non la citano? Sì, diciamo che non era così miracolosa, diciamoci la verità, è stato bravo Handanovic, però è stato anche la palla era lenta e quindi di conseguenza secondo me un portiere della sua levatura può pararla tranquillamente quella palla, perché comunque, diciamo la verità, Handanovic in Italia è un buon portiere. Io spenderei 50 milioni per Bellerin, vabbè, so gusti ragazzi. Vanessa, non ho letto che cosa hai scritto, se vuoi riscrivimi. Ho sentito che dal Napoli se ne vanno 4-5 giocatori, pensi qualcuno alla Juve? Ma non credo, nel senso che si era parlato molto di Ghoulam, sto scomodo oggi, aspettate un attimo, si era parlato molto di Ghoulam e quindi di conseguenza pensavo che la Juventus potesse prendere Ghoulam, che ha una clausola di 35 milioni di euro, però non se ne parla più, quindi non credo. Chi vorresti come top player alla Juve? Io mi svenerei per Antoine Griezmann. A sinistra, parlando di terzini, quel bidone di Darmian sarebbe convincente, per me non può giocare contro il Real, non è un giocatore che ti fa fare il salto di qualità, sinceramente non capisco perché la Juve voglia prenderlo, con tutto il rispetto per Darmian. Poi c'è qualcuno che fa rumore sulla porta, non ho idea di che cosa stia succedendo, se vi vedete forse è un assassino, vedo un coltello, e mia sorella sicuramente che fa gli scherzi. Spenderesti 90 milioni di euro per Salah? Ragazzi, siamo in diretta, aspetta vi faccio vedere, ecco, vedete, non vi faccio vedere perché se ne andrà. Spenderesti 90 milioni di euro per Salah? No, non li spenderei, perché molte volte, alcune volte è stato difficile per me spendere, cioè vedere la Juve spende quei soldi, la Juve non li spenderebbe mai, e comunque non credo che ci sia un giocatore come Salah che possa fare la differenza dal punto di vista tattico in Italia, visto che in Italia c'è stato fino all'anno scorso e non c'è stato. Però in futuro, se Martial sarà a posto, se Salah continuerà a giocare così, allora vedremo. Intanto io non leggo più una sega, aspettate un attimo. Allora, io per il centrocampo prenderei Moussa Dembélé del Tottenham, è un ottimo giocatore, però c'ha parecchi anni già sta un po' avanti con gli anni, quindi è un pochino complicato. Ecco, adesso non ci sono più rumori molesti da sotto la porta, sembrava un film horror, sapete, quando prendevano, no, gli assassini con i coltelli. Devo riprendere letteratura, torno dopo. Va a studiare, bisogna prendere... Va a studiare, che te fa bene, bisogna prendere top player, pochi acquisti ma buoni, ma secondo me non arriveranno grandissimi nomi, nel senso credo che uno ne arriverà, ma spero che ci sia molto. Matt, speriamo che Emre Can non mettano la clausola, è quello il discorso, non so se hai visto il video, Mirko, che ho fatto su Emre Can, mi sono dichiarato contro la clausola rescissoria, ma non per Emre Can, in generale con tutti, cioè nel senso che non va bene avere... È un giocatore con una clausola rescissoria, perché vuol dire innanzitutto che tu quel giocatore lo vuoi vendere, vuol dire poi che ti diventi una squadra venditrice agli occhi di tutti coloro che sono big d'Europa, e poi vuol dire che il giocatore qua non ci vuole stare, e sinceramente se un giocatore deve venire così, sinceramente non venga nemmeno, non capisco perché debba venire, già che se ne vuole andare, sinceramente. Ho visto la semifinale, non mi stupisco di più niente, tanto c'è mafia ovunque. Si dice che Modric se ne va dal Real, vuole venire a giocare in Serie A? No, assolutamente non credo che se ne vada da Real Madrid nei prossimi 2 anni, e non credo comunque che venga in Italia, perché ha uno stipendio veramente proibitivo. Matt, quando si vince un campionato quanti soldi si prendono? Ma dipende anche dalla mole dei diritti TV, perché molto oggi è deciso dai diritti TV, nel senso una squadra come la Juve prende di più rispetto a una squadra, per dire, come la SPAL, no? Vi faccio un esempio. Però pensate che comunque si prendono pochi soldi rispetto a quelli che si prendono all'estero, perché la Juventus, i soldi che prende, che se non dico una castroneria, l'anno scorso sono stati 90 milioni, 80-90 milioni di euro, se non sbaglio, ma forse dico una cazzata, raga, non mi ricordo, l'ha presi la decima squadra del campionato inglese o la diciottesima squadra del campionato inglese, quindi immaginate la differenza economica che c'è tra una Serie A e una Premier League. Mandragola lo scese al cordone ancora per un anno, Mandragola
Mandragora è un calciatore veramente interessante, però secondo me non è adatto ancora oggi alla Juve. Poi vedremo nella prossima stagione, però non lo vedo ancora molto adatto. Vi leggo tutti, mi dovete soltanto dar tempo di leggere i commenti. Allora, cosa ne pensi di Caldara? Mirko, ne penso che è il difensore italiano, secondo me, che assomiglia un po' più a Chiellini come modo di giocare. L'ho visto bello concentrato e poi mi piace anche come carattere, nel senso è un ragazzo molto serio, molto composto, adatto alla Juve secondo me, però deve dimostrare di valere la maglia, giustamente. Mister Top Goretzka alla Juve, assolutamente no, è promesso al Bayern Monaco. Younes mi dice se Bellerin è possibile. Ho fatto un video oggi, Bellerin è possibile, in cui effettivamente tutti sono possibili, però sinceramente credo poco che la Juve vada a spendere 50 milioni di euro per un terzino destro. Ma quindi Emre Can stiamo aspettando, nel senso che le ufficialità c'è, l'entourage di Emre Can non ha smentito niente rispetto a quanto si è detto questa settimana, quindi probabilmente le due parti stanno trattando sulla base dei documenti. Spinazzola alla Juve ti piace come riserva? E sinceramente, se prendiamo Darmian, e questo vale pure per Spinazzola, se prendi Spinazzola non prendi Darmian, se prendi Darmian non prendi Spinazzola, perché se l'anno prossimo c'è intenzione di vendere Alexandro e di giocare con Spinazzola e Darmian, io veramente mi butto dal balcone, voglio dire, cioè si può passare da Alexandro a Darmian. Matt, secondo me quest'anno Alexandro ha avuto problemi personali, speriamo di no. Ciao Stefano, non ti ho salutato, ti saluto ora. Checco Grill mi chiede un terzino destro per la Juve. Caldo Munier attualmente, che io sinceramente adoro. Tiago Alcantara non si sa più nulla, ma non si è mai saputo nulla, era un nome che avevo fatto io per la Juve, poi molti di voi mi avevano chiesto chi ti piacerebbe come centrocampista, avevo fatto il nome di Tiago, però Bayern Monaco non lo vende. Vendendo il Bayern Monaco... Ah sì, vedendo il Bayern Monaco in queste due partite noi l'avremmo asfaltato. Sì, effettivamente mi ha deluso un po' il Bayern Monaco, ma mi ha deluso perché la vedo una squadra a fine ciclo. Secondo me dovranno rinnovare parecchie cose. Ciao Salvatore, bisogna rifarsi terzini e prendere un trequartista buono, mi dice Teo Toni. Un buon nome come terzino adesso è quello di Berezinski, non dovrebbe costare molto e ha fatto un'ottima stagione. Sì, è un buon terzino, però la Juve cerca un terzino destro da poter schierare in Europa. Berezinski ha poca esperienza e quindi non so se la Juve possa essere intenzionata a prenderla, sinceramente, anche perché la sua quotazione attuale è molto, 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 molto elevata, sta crescendo pian piano. Martial e Sterling mi piacciono, mi piace più Martial che Sterling. Sterling lo vedo un po' troppo pazzo e quindi non ha quella umiltà, non ha quella tranquillità che serve secondo me quando gioca la Juve. Milinkovic Savic non è impossibile, anzi una settimana prossima o sta settimana, dipende dal pubblico, dipende da tutti quanti. Uscirà un video su Savic in cui farò un pochino di chiarezza, perché sono usciti nuovi elementi, bravo che me l'hai ricordato. Tielemans ti piacerebbe? Impossibile, mi piacerebbe Tielemans, è da far crescere, non è impossibile ma costa tanto. Su Digne si sa qualcosa? Sì, si sa qualcosa, stanno intensificando i contatti, spero che tra i tanti terzini sinistri che si sentano Digne possa arrivare alla Juve, perché a me piace molto da quando stava a Lille in Francia. Lirola è ancora nostro, Sassuolo? Io sapevo che Lirola fosse stato acquistato dal Sassuolo definitivo, comunque deve essere acquistato totalmente dal Sassuolo perché la Juve non crede in lui. Il Bayern ha troppi attaccanti vecchi, esatto, sta patendo un po' il fatto che comunque Robben e Ribéry hanno, se non mi sbaglio, insieme fanno 70-80 anni, raga, parliamoci chiaro. Kluivert in Italia, se ti riferisci a Justin Kluivert, per il momento sta bene dove sta, nel senso sta crescendo e secondo me la Premier League è il suo campionato preferito. Alaba alla Juventus sarebbe eccezionale, ma non arriverà mai, il Bayern Monaco non lo cede. Praet alla Juventus è un nome, la Juve lo sta seguendo, 25 milioni di euro, 22 milioni di euro l'offerta della Juve, la Sampdoria ha rifiutato, ma vedremo cosa succederà. Edoardo Guidetti, ciao Matt, scusa se arrivo ora, perché? No, scusa di niente, che fa? Manetti, piace quello del Liverpool, lo vedo un po' inconsistente, nel senso che è un buon giocatore, ma sinceramente preferirei altri giocatori. Gundogan alla Juve non credo proprio, perché si trova bene al Manchester City, Guardiola ha una buona considerazione di lui e comunque credo che non sia nemmeno il centrocampista che la Juve cerca in questo momento. Payet alla Juve, ma non c'è alcuna voce, Vincenzo, quindi non te lo posso commentare. Chi è più forte, Alcantara o De Bruyne? De Bruyne, tantissimo. Scambio Pogba Martial per Dybala più soldi. Non sono interessate due società a fare questi scambi, perché questi sono più scambi, diciamo, che si fanno, diciamo, sai,
sono più da videogioco, diciamo, non sono scambi che si fanno nel calciomercato, perché comunque poi ci sono le tasse, ci sono un sacco di cose che i commercialisti si suicidano. Secondo te servirebbe una prima punta? Secondo me servirebbe una prima punta che sa segnare quando Higuain non segna. Oppla, la telecamera è cascata. Quando Higuain non segna c'è qualcun altro. Perciò dicevo che Morata come vice Higuain potrebbe andare bene se lui vuole fare il vice Higuain. C'è possibilità che Allegri se ne vada quest'anno? C'è. Mandzukic se ne andrà, ci sono offerte da squadre cinesi e ci sono delle possibilità che Mandzukic possa andare via. Speriamo di riuscire a capirlo prima di comprare altri, perché se no Riccardo Pereira alla Juve mi piacerebbe molto, ma è un giocatore che è finito nel mirino di molte squadre di Premier, tra cui il Manchester United, che vuole sostituire il Valencia nazionale, cioè Valencia, Antonio Valencia, giocatore, se non mi sbaglio, ecuadoregno, che sta lì da quando se ne andò Cristiano Ronaldo dallo United. A Stefano piace Son, sì, effettivamente è molto forte, molto bravo, secondo me in Italia potrebbe fare anche bene. Matt, secondo te se la Juve giocasse in Premier League vincerebbe il campionato? Ti dico la verità, secondo me sì, ma non perché sono juventino. Mi devi capire che la Juventus nelle competizioni sulla lunga distanza, quindi quelle in cui si giocano per tanti, tanti, tanti mesi, ha sempre dimostrato di saper fare qualcosa in più. A questo punto io cito Steven Gerrard, che disse una volta: I'm sure Juventus will kick out all the asses of Premier League. Cioè, sono sicuro che la Juventus prenderebbe a calci nel culo e prenderà a calci nel culo tutte le squadre della Premier League. E Gerrard è uno che gli capisce. Alessandro va via, per quanti soldi? Non lo so se va via, la base d'asta è 55 milioni. Gaia ti piace come terzino? Mi piace molto Gaia come terzino. Emre Can, ragazzi, ho fatto un video su Emre Can circa 2 giorni fa e molti di voi l'hanno visto, molti di voi non l'hanno avuto tempo di vederlo. Se non l'avete visto vi invito, perché lì spiego un pochino come stanno le cose con tutte le ultime voci. Nel frattempo siete c'ho tantissimi commenti, piano piano li leggo tutti. Vediamo che dite. Teo Toni, prenderesti Simeone o Zapata come vice Higuain? Nessuno dei due, onestamente. Per te il Bologna si chiude come Spalla o Crotone? Secondo me un po' meno di Spalla e Crotone, perché ha le caratteristiche tecniche per fare bene. Se vedrebbe un giocatore come Ribéry o un giocatore più stabile, ma tecnicamente lo hai, ed è Douglas Costa, uno che ti salta l'uomo sull'esterno, hai Bernardeschi, hai Cuadrado, in generale servirebbe un centrocampo un po' più solido. A questi, mi dice Stefano, Digne, Bellerin e Emre Can. Saul, Griezmann, magari, queste sono cose un pochino difficili. Szczęsny è il giusto sostituto per Buffon. Secondo me Szczęsny è un ottimo portiere, veramente, un ragazzo come si deve. Ovviamente Oblak, al momento che tu me l'hai nominato, non è ai livelli di Oblak, che è più forte di lui, non nascondiamoci dietro un dito, però Szczęsny ha tutte le qualità per diventare più forte di Oblak. Vediamo che commenti mi arrivano in ritardo e quindi li leggo sempre dopo. Situazione Benatia, Sturaro, Alessandro, Lichtsteiner, Samoa e Buffon. Buffon al 99% nel momento stesso in cui io vi sto parlando, al 99% Buffon andrà via. Lo abbiamo detto, oggi Pjanic ha pubblicato una storia su Instagram in cui lo ringrazia e si vede una maglia autografata da Buffon come una sorta di messaggio di arrivederci. Lo sappiamo che è doloroso per tutti, lo sappiamo che Buffon ha fatto la storia comunque della Juventus e del calcio in generale, però purtroppo, ragazzi, arriverà il ritiro anche per Gigi, è arrivato il momento del ritiro e sono sicuro che uscirà da vincitore. Benatia rimane, salvo sorprese. Sturaro è sul mercato, ma bisogna vedere quale squadra. La Juve non lo vuole cedere in Italia e lui non vuole andare via dall'Italia. Alessandro per il momento è sul, non è che è sul mercato, se arriveranno offerte per Alessandro partirà. Lichtsteiner se ne andrà a zero, Asamoah idem. Mi piace molto Pulisic, però deve crescere. La Juve prenderà Müller dal Bayern o Lewandowski? Se hai una domanda la risposta è no. Matt, ti piace come terzino Sergi Roberto e Kimmich? Sergi Roberto no, non mi piace. Kimmich sì. Secondo te la Juve potrebbe vendere Alessandro e spendere pochi milioni per un giovane terzino come Gaia? Guarda, se vai a prendere Gaia meno di 40 milioni non te ne esci, nel senso non spenderai mai poco, non spenderai poco. Ti giuro che non spenderai poco per Gaia. Con il Bologna gioca Szczęsny? No, credo giocherà Gigi. Müller e Lewandowski per me sono finiti. Oddio, finiti? No, dai ragazzi, Müller e Lewandowski sono due calciatori che non sono star assolute, come lo sono Messi e Ronaldo, eccetera, eccetera. Però sono calciatori che danno qualcosina alla squadra in termini di leadership. Allora, Ramos, cosa ne penso di Ramos? Tralasciando
il fatto personale, che comunque io non ho molta simpatia per Sergio Ramos, perché è impossibile avere simpatia per un simulatore e falso, ma dal punto di vista difensivo sicuramente è un ottimo difensore, no, è un miglior difensore al mondo tecnicamente, cioè con i piedi secondo me è il miglior terzino al mondo, perché Sergio Ramos ha i piedi di un trequartista. Dal punto di vista difensivo sinceramente io non lo vedo più come un paio d'anni fa, nel senso ho visto che quando va in difficoltà si fa espellere, e infatti è il giocatore più espulso della storia del calcio con 140 espulsioni, quindi non dico cazzate ragazzi, va in difficoltà quando trova qualcuno che lo sa puntare. E anche all'andata andò in difficoltà con Dybala, tanto da prendersi il cartellino giallo. Manzo, che ce lo amo, ti piace Sturaro, ti piace De Sciglio. Sono ragazzi, bravi ragazzi, onesti. Sturaro penso abbia dato tutto alla Juventus, credo che sia arrivato il momento anche per lui di cambiare. De Sciglio sta rinascendo, per il momento ha fatto una buona stagione. Ozil può arrivare, no, ha rinnovato da poco con l'Arsenal. Buffon faceva meglio ritirarsi dal calcio un anno fa. Ti piace Iemmello? Per la Juve no ragazzi, poi se dobbiamo parlare di squadre diciamo che da costruire tipo Sampdoria, Sassuolo, Crotone, ok, però Iemmello alla Juve no ragazzi, dai. Ronaldo, Messi che vincerà il pallone d'oro non mi interessa, perché lo giudico un premio finto e fasullo da ormai 20 anni, da quando non lo vinsero Del Piero e Buffon. Milinkovic Savic arriverà un video. Carrasco verrà la Juve al posto di Cuadrado, è una domanda o è un'affermazione? Ti piace Varane? Sì, moltissimo. Juppenden, che se Liverpool vince la Champions sarà pallone d'oro, è sicuramente, allora se la Liverpool vince la Champions sarà pallone d'oro penso al 90% ragazzi, perché comunque Salah quest'anno ha fatto una stagione impressionante, che ha trovato un campionato che gli può dare degli spazi immensi, ha trovato un campionato che gli può garantire corsa, e l'ha sfruttato bene. In Serie A doveva stare attento a molte cose che in Premier League non sta attento. Cuadrado rimane al 90% sì, perché Allegri non è intenzionato a cederlo. Ieri sera il Real è passato con 2 rigori in onda dal Bayern, io veramente non ho parole per il Real Madrid, nel senso ho detto tutto nei video che ho fatto, non ho veramente parole. Mi saluti, sono appena certo che ti saluto, ciao Matteo Ciurlia. Il P di Balo, Allegri, chi terresti? Perché devo far fuori uno per forza? Tengo tutte e due, ovviamente ragazzi, poi si vedrà quali saranno le decisioni. Ti piace più Ronaldo o Messi? Sinceramente, tecnicamente preferisco Messi, con la palla al piede. Come atleta complessivo Ronaldo ha qualcosa in più, ma complessivo perché? Dal punto di vista fisico, nel senso è più forte fisicamente, salta più in alto, però Messi, palla al piede, è più forte di Ronaldo. Chi si meritava di vincere la passata in finale di ieri? Cosa pensi di rigore non dare? Mi saluti, sono Roberto e ti saluto. Ciao Vertra. Meritava. Allora, il discorso sai qual è? Non è questione di chi meritasse o no. La questione è che comincia a dare i rigori che ci stanno per il Bayern Monaco. E poi, giustamente, vediamo come si evolve la partita. Perché se tu al Bayern Monaco hai negato 3 rigori in 2 partite, le cose si fanno difficili. Ma tanto lo sappiamo tutti al Real Madrid come funzionano. Chi sono i candidati per il dopo Allegri? Allora, chi sono? Simone Inzaghi in primis, in secundis Carrera, speriamo di no, dello Spartak Mosca, e poi avevo sentito il nome di Ancelotti, che ha rifiutato appunto la nazionale. Carrasco verrà la Juve al posto di Cuadrado? Non che io sappia, visto che è in Cina a guadagnare i miliardi. Savic verrà secondo te? Se i prezzi sono quelli, no, perché io 120 milioni di euro per Savic non lo posso fare. Leggo commenti doppi, commenti tripli, che purtroppo non è colpa vostra ma è YouTube che li triplica, quindi ogni tanto devo fare lo slalom. Gimenez o Manolas verranno? Non ne ho la più pallida idea. Manolas non credo ragazzi, Manolas credo che quest'anno la Roma possa vendere Dzeko sinceramente, dopo la grande stagione che ha fatto avrà molto mercato, non credo che Monchi se lo terrà, e forse lo venderà Manolas, non lo so. Manolas aveva già rotto con l'ambiente l'anno scorso, però vedremo se quest'anno ci sarà l'opportunità. Gimenez mi piacerebbe molto, però devo riconoscere che comunque è una clausola troppo alta, se non sbaglio è una clausola da 70 milioni, troppo per un difensore. Ranieri alla Juve c'è già stato e sinceramente non credo sia la scelta giusta, io vorrei solo Ancelotti se andasse via Allegri. Pogba potrebbe tornare? Bella domanda, certo che ti saluto Simone, ti saluto, ciao, un abbraccio. Pogba domani esce un video su Pogba e Morata, tutte e due nello stesso video, quindi vi invito a guardarlo, perché è veramente un video in cui analizzo quali sono le possibilità degli arrivi.
Al posto di Allegri che prenderesti? Ho detto prenderei Ancelotti, che vincerà stasera Liverpool o Roma. Io penso che il Liverpool sia molto favorito rispetto alla Roma, e la Champions League debba vincerla, attenzione al verbo che ho usato, debba vincerla il Real Madrid. Strootman alla Juve mi piace, mi piaceva, nel senso adesso credo che lui sia un giocatore che è in calo e non lo prenderei. Nainggolan è possibile, non credo, perché è, diciamo, simboleggia un po' la rivalità che c'è tra Juve e Roma, no? Simboleggia un po' il simbolo della Roma contro la Juve, non credo proprio, dai ragazzi, sarebbe un colpo di scena, è impossibile, Nainggolan non è interessato e la Juve non è interessata a Nainggolan. Tutte e due le parti stanno bene come stanno. La Juve prenderà Martial, la Juve sta cercando di prendere Martial, Davide, anche se c'è praticamente Davide Trovesi, sei tu, anche se c'è la concorrenza di tutta Europa. Eriksen alla Juve, la Juve ha fatto dei sondaggi, purtroppo non si batte chiodo, visto che costa 100 milioni di euro. Mi darete del coglione, ma secondo me Alessandro può anche andare per una cifra tra 65 e 70, ma non è che ti do del coglione, è che riesci a venderlo a 65-70, se riesci a venderlo a 65-70 vengo da te e ti stringo la mano, nel senso dopo la stagione che ha fatto io, cioè io fossi una squadra estera 70 milioni non gli spenderei mai per Alessandro, poi vedremo come si fa, up and down ovunque. Secondo te che modulo e che piano tattico userà Allegri nella prossima stagione? Io credo che Allegri voglia continuare ad insistere sul 4-3-3 perché è stato fatto un mercato l'anno scorso sugli esterni, tutti esterni, quindi di conseguenza non puoi passare a un premio. Mi sono accorto solo mo che c'ho i capelli di Goku in Dragon Ball, scusatemi. Isco è ancora possibile? Isco sarà una clausola rescissoria da 700 milioni di euro. È difficilissimo che arrivi alla Juventus, anche perché il Real non lo vuole cedere. Cosa pensi bisogna fare per valorizzare la Coppa Italia, ormai vista come competizione senza troppo agonismo? Ma questo è un problema tutto nostro, nel senso che in Inghilterra mi sembra che la FA Cup venga vista ancora bene, quindi io personalmente la Coppa Italia non vedo perché snobbarla, nel senso voglio vincerla, nel senso perché la devo perdere, perché la devo lasciare agli altri, voglio vincerla. E quindi di conseguenza io personalmente non la snobbo, se viene snobbato no. Ti piacerebbe Godin alla Juve? No, ma perché ormai è in avanti con gli anni. Secondo te Allegri se ne va a fine stagione? Secondo me, come si stanno mettendo le cose, no, ma potrebbe cambiare tutto. Douglas Costa può migliorare ancora? Certo che può migliorare ancora, è giovane, ho 27 anni. Non ne ho idea di chi sia Vincenzo e il troll proprio. Progetto Piazza l'anno prossimo tornerà. Circa una settimana fa è uscito un video sul canale in cui dicevo che Piazza tornerà a offerte dal Valencia, quindi attenzione a quello che potrebbe succedere, ma il Valencia non vuole offrire poi così tanti soldi per Piazza, la Juve l'ha pagato 22 milioni di euro e non posso dire altro, nel senso io un'altra possibilità a Piazza gliela darei perché non si è mai espresso. Al posto di Alessandro chi potrebbe arrivare? Ce ne sono tanti. Digne e Gaia per primo. Gaia e Alessandro scambio possibile? No, scambio no. Alessandro non vuole Valencia. Alessandro è gay? Credo di no. Mi sembra sia fidanzato. Palotelli lo prenderesti? Assolutamente no. Non me ne voglia Mario, ma non è il nome giusto per la Juve. Dybala se ne andrà. 50-50. Se sì, chi verrà al suo posto? Non verrà nessuno, secondo me, perché o a meno che non andrà... non andrà a prendere qualcuno di forte lì davanti, ma non vedo molte possibilità sinceramente nel ruolo di Dybala. Ieri ho fatto un video in cui parlavo di un talento che poteva fare il vice di Dybala ed è Meyer dello Schalke, ma è il vice, non il sostituto, sono due cose completamente diverse. La Juve possibilità di... no, Balotelli ho detto di no ragazzi, ma non viene per tanti motivi che... esulano dal terreno calcistico, nel senso non parla, non si parla di calcio qui si parla anche dei litigi che lui ci ha avuto con Chiellini, ci ha avuto litigi con Barzagli, ci ha avuto litigi con Buffon, non nascondiamoci. La Juve ce l'aveva pure quest'anno la possibilità di vincere la Champions e sono sicuro che sarebbe andata avanti con Real. Purtroppo abbiamo visto tutti cosa è successo. Cosa ne pensi che il mercato si conclude all'inizio del campionato che parte come in Premier League? Io sinceramente ti posso dire la verità, andrò controcorrente, ma a me il calciomercato piace così tanto e leggere tutte le voci mi piace così tanto che secondo me non è adatto, cioè non lo so, però potrebbe essere anche una cosa positiva, nel senso ci toglieremo dalle palle tutti i rumor falsi, insomma potrebbe essere una cosa positiva.
Possibile Griezmann, se paghi la clausola sì, costa 100 milioni di euro. Che modulo vorresti che la Juve usasse il prossimo anno? 4-3-3 oppure 4-2-3-1, ma il 4-2-3-1 in Europa no. Quanti favori ha avuto in tutta la Champions in Real? Tantissimo. Gamero come dice Higuain, sì, buono. Buono, anche se non ha la personalità forse per essere per un ruolo così importante. Infatti il nome diciamo mio preferito sarebbe quello di Morata. Però so che è complicato. Però Gamero è un ottimo nome. Secondo te chi lo vincerà il Mondiale? Sono, secondo me, a pari merito come formazioni Germania e Spagna, con la Spagna un po' dietro. La Germania, secondo me, rimane sempre la più forte attualmente. Lo sai che se si dice la Juve ruba è un reato, e damo che ce doveva stare argente in galera, no? Che dovrebbe essere reato, ma non lo è, cioè non viene quantificato. Ciao sempre Fidelis, ciao Edo, sì, mi può esplodere. Se continua così... Lo spero per lui, nel senso gli auguro tutto il bene del mondo, non so che cosa, gli auguro che possa realizzare insomma quello che vuole fare. Conosco la storia di Simi, una bella storia abbastanza dura. Ultima domanda, Alderweireld alla Juventus, ci sono dei contatti? Ecco, ci sono dei contatti, posso dire questo, visto che anche nel video che ho fatto circa una settimana fa l'avevo detto, la Juve lo sondava, a me piace abbastanza Alderweireld, però non credo che possa costare poco, nel senso credo che almeno 30 milioni il costi. Firmino, sì, abbastanza, mi piace, è un 9 atipico più che un centravanti puro, nel senso non è un 9 classico alla Higuain, non è un 9 alla Inzaghi, non è un 9 alla Trezeguet, ma direi che è un buon giocatore. Che dirà parte, spero di sì, è un pratico, però devi dire anche che è vero che è lento, però chi dirà ha fatto una buona stagione. Rodrigo del Valencia alla Juve, non ne so nulla. Higuain lo venderei, non sta facendo quello che doveva fare. Tu cosa faresti? Io lo terrei ancora almeno un'altra stagione. Edo, basta, te basta, non va attaccate. Quando si ritira Buffon, la Juve può vincere la Champions? Perché? No, dipende. Ma non è il problema. Buffon non è il problema per cui la Juve non ha vinto la Champions. Il problema si chiama Oliver, l'arbitro. Gonzalo Guedes, ti piace? Sì, mi piace, però c'è di meglio, insomma, in giro. Ok, però smette, Felipe Luis, ci sono dei contatti, ma a 32 anni, ragazzi, però, porca di quella miseria, sempre che dobbiamo ringiovanire la difesa, non la ringiovaniamo mai. Thiago del Bayern può arrivare? No, perché sicuramente no. Qual è il tuo videogioco preferito? Mi piace, ovviamente, FIFA, 18, gioco a FIFA, e poi ho giocato molto a The Last of Us, che io l'ho trovato molto bello per PS4. Fatemi sapere pure qualcosa di voi, insomma. Ciao Matt, ciao. La Roma senza Totti è arrivata in finale, diciamo, magari la Juve senza Buffon potrebbe vincere, ma no, ragazzi, non è che la Roma è arrivata senza, cioè non è che la Roma è arrivata in finale, in semifinale di Champions perché non c'è Totti. La Roma è arrivata in semifinale di Champions perché comunque, cioè, la squadra ha reagito bene, hanno avuto un buon sorteggio con lo Shakhtar, il Barcellona l'hanno battuto bene e sono riusciti a fare un'impresa. Cioè, non è il problema, non era Totti, voglio dire, come non è Buffon, voglio dire, questi sono giocatori che portano sempre valori aggiunti. Lo vorrei Hummels, ma è impossibile. Genere musicale preferito? Rock in tutte le sue sfaccettature, un po' di pop, ma ascolto tutto. Matt porta i video su FIFA, ma lo sai perché non li porto i video su FIFA? Perché a parte è inutile, visto che li porta tutta YouTube Italia. Se tu vai e scrivi FIFA 18 su YouTube, t'appare il mondo su YouTube. Li portano tutti e quindi di conseguenza non li porto per questo. Però l'indomani, se capirò che può piacere, oppure se lo saprò fare, insomma, lo porterò. Per il momento, qua è la top 11 di cosa? Donnarumma o Meré come vice Buffon, come post, intendi? Attualmente Donnarumma è più forte. Mi piace Boateng, ma anche qui non ci sono chance. Ti piace Fortuyn? Sì, ma se è quello che intendiamo tutti e due, non ci ho mai avuto modo di starci molto a che fare, sinceramente. Cosa ne pensi della cogenerazione della corata della Piazza Greca con i pomodori? Ma che cazzarola mi stai a scrivere? No, scherzo, bello, comincio a parlare d'economia, occhio. Martial è contattato dalla Juve, dovrebbe solo capire un attimo che vuole fare della vita, visto che è un casino praticamente. Mi piacerebbe Del Piero come allenatore, mi piacerebbe Del Piero, basta che viene alla Juve,
perché non se lo merita, non si è meritato, cioè non se lo merita di star fuori dalla Juve. Del Piero merita di star alla Juventus per tutto quello che ha dato, non se lo merita questo trattamento. Del Piero merita di star alla Juve. Film preferito, so che il tuo lavoro riguarda dare settore, piacerebbe anche a me, io scrivo sì più che altro sceneggiature, libri eccetera eccetera. Film preferito, a me piace Il Padrino. Cosa ne pensi di Darmian? Sinceramente per me non può fare il titolare, nemmeno secondo me. Conte potrebbe tornare, spero proprio di no. Pensi che ieri il Real Madrid abbia rubato? Beh, l'ha visto tutto il mondo. Io vorrei Zidane alla Juve e vedremo. Per il momento sta bene al Real. Secondo te Donnarumma può arrivare a giugno? Non lo so, ragazzi. Donnarumma bisogna capire se vuole rimanere al Milan, perché io non ho capito, sinceramente, che cosa vuole fare sto ragazzo. Nel senso che prima se ne va, poi non se ne va più, poi se ne va ancora, poi vuole rimanere, poi vuole diventare una bandiera. Non si è capito letteralmente niente. Pirlo non ha il patentino, e come del Piero non hanno i patentini d'allenatore. Fa il paparazzo ma non ha figli misi. Di dove sei? Di Fondi, provincia di Latina, a circa due ore da Roma, due metri ho detto, sì vabbè, due ore e mezza da Roma. Ti piace Shutter Island? Sì che mi piace anche, a proposito siamo in tema, quindi mi piace anche l'autore, che è un grandissimo scrittore, Dennis Lehane. Se vi piace legge, vi consiglio i suoi thriller, perché fanno cagare addosso e sono tutti straordinari. Klopp o Guardiola? Secondo me Guardiola ha qualcosina in più. Matt, che lavoro fai? Ma allora, io faccio molte cose in realtà, nel senso, innanzitutto sono uno studente universitario, studio economia aziendale, e poi faccio lo sceneggiatore, faccio lo scrittore, insomma faccio, però sto studiando ancora per questi lavori, insomma, e ho preso lezioni di recitazione, cose del genere, insomma, eccetera eccetera. Secondo te la Juve quando potrebbe vincere la Champions? Spara una data, ma che ne so, non lo so, può essere l'anno prossimo, come può essere tra 10.000 anni. E ti piace leggere? Sì, mi piace molto leggere, ma fin da piccolino, anche fumetti, ragazzi, non so quanti di voi amino leggere le serie TV. Ti piace The Walking Dead? L'ho seguito, è abbastanza bello, dovresti guardare Breaking Bad, l'ho visto Breaking Bad su Netflix, la mia serie preferita però è Lost, lo dico qui visto che stiamo a parlare di serie. Vorresti fare telecronista? Sarebbe molto interessante provare almeno una volta, ma lo so che c'è gente che fa veramente sto lavoro. Matt, mi si è spento il telefono, non ti preoccupare, tranquillo. Quali sono i 5 giocatori che nei prossimi anni potrebbero vincere il pallone d'oro? Io voglio dare fiducia a Dybala, anche se lo so che è difficile, ma voglio dare fiducia a Dybala. Quindi dico Dybala, Neymar sicuramente potrebbero essere. Voglio mettere anche il nome di Hazard, se azzecca la stagione come si deve. Per il resto rimangono sempre loro, Ronaldo e Messi, che o per merito o perché no, lo prendono. Mattia Destro è un talento sprecato, un po' come Balotelli. Il problema di Destro, prima ancora che il fare gol, è la personalità. Se lui riuscisse ad essere un pochino più coraggioso, secondo me sarebbe un ottimo giocatore. Matt, dove sei andato alle superiori? Io ho fatto un istituto economico, quindi istituto tecnico economico, e poi mi sono specializzato in informatica. Quindi ho fatto la scuola per tecnici, per economisti, quindi per imprenditori, e poi ho fatto informatica, specializzato in informatica. Ti piace Fortnite? Sì, è carino. Allegri, secondo te può rientrare nella top 5 allenatori del momento? Secondo me sì, ragazzi, anche alla luce dei risultati che abbiamo visto in questi anni. Secondo te la Juve potrebbe comprare un top player quest'estate? Potrebbe, se cacciano i soldi. Certo, è sempre una questione economica, ragazzi. Hai mai pianto per la Juventus? Sì, ho pianto più per la Juventus, ho pianto parecchie volte in realtà per la Juve. Non sono una persona che se ne vergogna, quindi ve lo dico in faccia, ma il pianto più grosso della mia vita per il calcio l'ho fatto quando Del Piero andò via, il 13 maggio 2012. Lì ero proprio una fontana, avevo 18 anni, stavo a casa mia e ero inconsolabile. Hai visto Infinity War? Ancora no, ma sono sicuro che sarà veramente spettacolare. Ti piace la figa? Sempre, viva la figa. Ti piace Narcos? Sì, è una buona serie, non è sinceramente una delle mie serie preferite, ma riconosco che sia una grande serie. Quali sono i calciatori che non ti piacciono? Ma i calciatori che non mi piacciono sono i calciatori arroganti, poi per il resto ognuno ha le sue qualità. I calciatori arroganti che vogliono fare fenomeni non mi piacciono. Messi al Bologna, non credo proprio, al Crotone. Il prossimo anno in Champions League può essere il nostro anno, visto che il Real è possibile che non abbia più stimoli e il Barcellona dal 2015 in poi trova sempre molte difficoltà. Dobbiamo stare attenti al Bayern Monaco. La Champions League è talmente una competizione difficile che la possono vincere tutti. La dimostrazione è che il Liverpool è quasi in finale, nessuno di noi all'inizio dell'anno si aspettava il Liverpool qui.
La Juventus, la Champions la vince l'anno prossimo, prossimo anno, ma che ne so, speriamo di sì. Cosa ne pensi dell'urbanizzazione africana sui cinesi? Zitto che sto a fare un esame dell'università che parla esattamente di questa cosa qui, quindi ci hai preso. Da quanto tempo tifi Juve? Da quanto sono nato? Vorresti Vagner alla Juve? No? Guardi anime? Sì. Li guardo e mi appassionano anche. Il mio anime preferito e il manga preferito è Detective Conan, che da quando sono piccolo e lo vedo, e quindi è una questione da a me piacciono i gialli di Sherlock Holmes, gialli di Agatha Christie, li scrivo anche. E poi ho letto 20 Century Boys, leggete i manga di Urasawa, vi do un consiglio, se volete un consiglio da un amico, leggete i manga di Naoki Urasawa perché sono capolavori. E poi ho visto Death Note, non so se molti di voi l'hanno visto, che è un capolavoro assoluto. Ho visto Erased, La città in cui io non ci sono, molto bello, sta su Vid. Vedetelo tutti, ragazzi, perché veramente sono fantastici. In particolar modo 20 Century Boys, ragazzi, lo dovete leggere, assolutamente vi cambia la vita. Hai visto il film di Escobar? Quale dei tanti, visto che ce ne sono tantissimi? Vorresti Casemiro alla Juve al posto da Juve? No, che cazzarola dire? No, vorresti Casemiro alla Juve. Sarebbe un buon giocatore, ma non verrà mai. Sinceramente non ne sento l'esigenza finché c'è Matuidi. Matteo Pianzi, quando vincemmo l'anno scorso 3-0 col Barça, ovviamente quando se ne andò Del Piero. Ma è giusto che alcuni tifosi vadano a essere sentimentali alcune volte. È normale, sarebbe anormale il contrario. Io ho gli occhiali che mi scendono, sembro nonno Matt di P10. Vorresti Choué alla Juventus per il dopo Buffon? Choué mi sfugge, ragazzi, forse è sbagliato a scrivere. Secondo te Morata e Pogba torneranno alla Juve? Domani esce un video, non lo perdere, perché dico tutto quello che penso. Death Note l'ho visto, l'ho adorato e mi piace. E mi piace molto perché è un capolavoro moderno. Metti piace Agent of Shield, non lo seguo, però lo devo iniziare, quindi se me lo consigliate lo inizio e vi faccio sapere. Donny Rabbit mi chiede se sono fidanzato. Vengo dalla... mi sono lasciato qualche mese fa e l'avevo detto già l'altra volta che poi siamo rimasti in buoni rapporti. In realtà era una ragazza italo-americana e si chiama Elizabeth e comunque siamo rimasti in buoni rapporti, ma adesso non c'è nulla per il momento. Fellaini è in rotta con lo United, ma Marotta è già dietro. Che Fellaini può stare anche lì dove si trova, onestamente. Neymar all'Albino Leffe, sicuramente le trattative sono già avviate. Sicuramente 5 euro più un panino e arriverà Neymar. Ti piace Oli e Benji? Molto, mi piace molto Oli e Benji. Mentre stai scherzando, io ho scritto alla cazzo, ma era accorto. Maradona o Pelé è impossibile scegliere, nel senso sono due grandissimi calciatori, due grandissimi campioni. Forse Pelé era più completo, ma giocava anche in un calcio più semplice. Cosa ne pensano i tuoi amici romani della tua tifoseria? Ma niente, ho un rapporto molto sereno con tutti i tifosi che non so della Juve. Io ho amici juventini, amici interisti, amici milanisti, amici romanisti, amici laziali, napoletani, tutto. Cioè uno dei miei migliori amici è tifoso napoletano, ragazzi, voglio dire, non è che bisogna fare la guerra con il calcio e cioè c'è un rispetto reciproco a vicenda. Stranger Things è una delle mie serie preferite, Carlo, quindi straordinaria veramente, io l'adoro veramente. Ed è, ho messo un attimo il dito perché era apparsa la notifica del messaggio, quindi di conseguenza era un casino. Takip Shanone, stiamo delirando in live. Tu sei team Kira o team L? Io Kira. Ti piace più Kira, ti piace più lui, ti piace più Light. Kira, ci stava pure L comunque penso che la morte di L sia stata la rovina di Death Note, comunque, perché da quel momento si è abbassato tantissimo, ragazzi. Chi l'ha visto e chi è in live l'ha visto lo sa. A me piacerebbe se venisse Munier, pure a me mi piacerebbe se venisse Munier, perché è uno dei miei terzini destri preferiti, sinceramente. È giovane, bravo e non solo, come dici tu, è anche forte fisicamente. Metti, Lecce ha vinto e siamo in Serie B. Se, bravi, 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 mi fa piacere. Metti, scusa, ho sbagliato, vorresti Casemiro arrivare al posto di Pjanic? No, sono due ruoli completamente diversi. Casemiro è un interditore, Pjanic è un... regista. Vorresti il portiere del Bayern, ma che sei pazzo, paro meglio io. Era buona, era la più bella del mondo. Cosa pensi, almeno per me, cosa pensi della papera di Ulreich, che veramente, a parte gli scherzi, può capitare in partite brutte, cioè se fosse capitata alla Juve sarei qui a urlare come un pazzo, ma comunque però comunque può succedere, dai ragazzi, non dobbiamo crocifiggere uno perché fa le cose, anche se certi errori non si fanno proprio. Dove abito? Abito a Fondi, in provincia di Latina, ma alcune volte vado a Roma. Avevo letto un commento sotto, perciò sto ridendo, non so scemo.
Mo ci arrivo. Conosci Umbertone, il bambino tifoso di Napoli? Sì, aveva promesso di mettersi a dieta, se nel caso di Scudetto mi sa che non lo farà, perché Darmian, Bonaventura e De Sciglio ha già fatto la Juve, punta a costruire una squadra un po' più italiana. Secondo me sì, ma secondo me sta un po' sbagliando se punta sulle persone, su persone del genere, con tutto il rispetto. Perché tu devi fare la squadra italiana quando comunque gli italiani te lo permettono. Qual è la tua pornostar preferita? No? Non ho parole, guarda, per questa domanda. Vorresti uno scambio di Bala per Isco? Sarebbe molto interessante, ma andresti a prendere un calciatore completamente differente? E andresti a prendere un calciatore diverso, perché Dybala è molto più offensivo di Isco. Isco è molto più rapido di Dybala dal punto di vista della testa, quindi sa già dove deve mettere la palla. Isco è un centrocampista centrale con impostazione da trequartista, Dybala è una prima punta con impostazione da trequartista. Sono due calciatori completamente diversi. Isco viene da dietro per andare avanti, Dybala viene davanti per andare dietro. La Juventus potrebbe vendere per poter acquistare un top player, escluso Dybala. Secondo me Alexandro è il numero uno indiziato. La ami ancora, se ti riferisci a Elisabeth, io non ne ho la più pallida idea. Veramente non ci capisco un cazzo di queste cose. Secondo te, siccome la maggior parte dei maschi, cioè siamo bravi a sedurre le femminucce, però poi dopo, quando le femminucce cominciano a far casino, noi non ci capiamo mai nulla. Secondo te Szczęsny è un buon portiere che può crescere? Secondo me può crescere molto ancora, anche perché un portiere 27 anni è un bambino, cioè nel senso è giovanissimo, può crescere ancora molto. Zidane o Platini? Mazza, domanda del secolo tra mostri francesi. A me personalmente tra Zidane e Platini è sempre piaciuto più Zidane come giocatore, ma riconosco che Platini era di un'altra categoria per alcune cose, quindi io direi che è un ex aequo. Scambio Benzema per Higuain? Perché? Assolutamente no. È vero che Higuain è 6 kg fuori forma? Assolutamente no, non so dove tu l'abbia letto. Tutti i calciatori della Juve sono messi a dieta rigorosamente. Quindi, ragazzi, se vedono che sei anche un chilo sopra, ti mettono a dieta immediatamente. O la tipa che pippa. Ammazza, ti capisco, manco io non ci capisco uno che pippa, nel senso che ha problemi con alcune cose, diciamo. Mi dispiace, ma dai, forse mi prendi in giro, non credo, dai. Il giocatore preferito della Juve di sempre, Del Piero. La viene a vedere la finale di Coppa? Non lo so, non credo, ragazzi, perché è periodo d'esame, quindi sto un po' incasinato, però sicuramente la seguirò. E poi se io vengo a vedere la finale di Coppa, se io vengo a vedere la finale di Coppa, chi cazzo sarò, come faccio a far video? Allo stadio, così. Salve a tutti, ragazzi, sono Matt di P10, arriva un milanista da dietro con un pugno, me stende. Per te il giocatore più forte della Juve chi è stato? Del Piero, ripeto. E di ora sinceramente non ho nessuna preferenza, per me sono tutti uguali, però comunque provo tanto affetto nei confronti di Buffon, nei confronti di Chiellini, nei confronti di Marchisio, nei confronti di Dybala, nei confronti di Pjanic, provo affetto nei confronti di tutti, non ho un preferito attualmente. Dybala è quello che, parliamoci chiaro, Dybala è quello che ti fa emozionare, no? Però giustamente vedremo poi nel futuro cosa succederà con Dybala, siamo emo, vabbè, scelta vostra. Ma se la Juve conquista questi due trofei, Allegri rimane. Sarebbe folle chiedere l'esonero di Allegri con 9 trofei in 4 anni. Avete già parlato di Emre, ma l'abbiamo già parlato ieri, 2 giorni fa nel video. Ho ripetuto quello che ho detto al video, se l'hai visto, che sta valutando le situazioni. C'è la Noglu, perché dire no, anche perché sono due calciatori diversi e il Milan non c'è la Noglu. Marchisio non voglio che se ne vada via, ma lo stiamo dicendo noi, può essere pure che non se ne va, Non so perché, ma Dybala e Higuain mi stanno stancando. Dipende. Hanno segnato parecchio comunque, in 2 anni che sono stati insieme. 68 reti in due anni, non so poche. Secondo te Salah vincerà il pallone d'oro? E se vince la Champions in Liverpool, sì. Allegri, secondo me, è tempo che vada. Vabbè, so pareri, ragazzi. Io vi dico la mia nel canale, voi mi dite la vostra. Vorresti Çalhanoğlu alla Juve? Ci sono Manikovic e Fatih. Çalhanoğlu, sai che mi piace, però Çalhanoğlu ha problemi personali, ha avuto problemi personali che spero abbia risolto veramente Çalhanoğlu, ed è un grande calciatore sotto il profilo tecnico, ma deve crescere psicologicamente. Per il Milan va bene, per una Juve dove se fai un errore ti ammazzano, no. Milinkovic è fattibile secondo te? Se i prezzi sono quelli che ha detto Lotito, no. Se 120 milioni, no, ragazzi. Anche perché sarebbe uno spreco, veramente. 120 milioni di euro per Milinkovic, dai, come cazzo fai? Griezmann per Dybala, non credo che si farà. Salah potrebbe arrivare? Assolutamente no. Il Liverpool non lo cede al primo anno, e se lo dovesse cedere, lo cederebbe
per una cifra astronomica, e Salah non sono nemmeno sicuro che verrebbe alla Juve, perché ha avuto un passato alla Roma e sarebbe una sorta di tradimento. Lo vedo un ragazzo molto serio da questo punto di vista. Kickstarter mi chiede se è forte in Brecian. Ti posso assicurare, e lo vedrai da te nel caso in cui dovesse arrivare alla Juve, che è uno dei talenti più cristallini del centrocampo attuale del panorama calcistico mondiale. Altrimenti non avrei mai spinto nei video e non mi sarei mai esposto così tanto. E la Juve non avrebbe mai fatto tutto sto casino. E non ci sarebbero sopra Juve, Real e Bayern. Per me Higuain con quel gol scusate, di sabato si è sbloccato, segnerà per la prossima partita come al solito, che ne so, speriamo. Voglio un giocatore, speriamo che segna, che riprenda a segnare, perché deve aumentare un po' il numero di gol stagionali. Voglio un giocatore che dà gioco alla squadra e non come Allegri, però Allegri intanto li fa vincere. Cosa accadrà al Milan con tutti i soldi spesi e la mancata qualificazione in Champions? Se non si qualificano in Champions parte sicuramente Donnarumma. E la Champions credo sia fuori discussione. Se non parte Donnarumma parte Suso, se non parte Suso parte Bonucci. Ma non ci credo nemmeno a Bonucci che se ne va, perché ha problemi suoi, insomma cose sue, e vuole rimanere qui. Vediamo. Cosa accadrà al Milan con tutti i soldi spesi? Ho detto già, se mi è andato a vedere qualche partita da Juve, ma io non vedo più i commenti, ragazzi, mi spariscono i commenti. Poi sai che succede, ragazzi? Mi spariscono i commenti e poi mi riappaiono tipo 3-4 volte scritti. Cioè, non ne ho idea per cosa sta succedendo. Io non lo so, perché YouTube fa tutto sto casino. Ogni volta che c'è una live c'è un casino. Comunque, ragazzi, alla fine del discorso, stasera c'è Roma-Liverpool. Siccome me l'avete chiesto in tanti, al 90% passa il Liverpool, ma giustamente va fatto in bocca al lupo alla Roma, perché noi siamo sportivi e siamo diversi dagli altri. E proprio perché per questo abbiamo stile Juve, YouTube fa cagare veramente ultimamente, una cosa impressionante. Riprogrammassero il sito, gira voce che il Real ha pronti 300 milioni. Alisson lo vuole comunque, Salah non si sa, Lewandowski anche lo vuole, quindi Alisson e Lewandowski sì. Li vedo male, vedo commenti in ritardo, commenti sovrapposti, commenti doppi, poi mi spariscono, sto a leggere un commento e sparisce, è un casino. Conte potrebbe mai allenare il Napoli? Ma secondo me sì, nel senso che non lo vedo un tipo molto... Potrebbe anche allenare il Milan, Secondo te prima o poi Dybala se ne andrà via dalla Juve? Si vedrà se è serio. Dopo tutti i proclami d'amore che ha fatto, se è serio non va via. Però nemmeno possiamo incatenare il ragazzo, faccia quello che vuole. Dybala o Firmino? Dybala. Matt, scusa, ma avete già parlato di Emre Can? Abbiamo già parlato di Emre Can e abbiamo detto che sta valutando che cosa fare della sua vita, nel senso e comunque è andato, cioè nel senso gli è stato consegnato il contratto e quindi di conseguenza, ecco un'altra volta i commenti spariti. Vabbè, lasciamo perdere, vabbè. Allora, comunque abbiamo già parlato di Emre Can, abbiamo detto questo. Poi se mi è andato a vedere qualche partita della Juve a Torino, non per il momento. Pensi che il Chelsea sia ai livelli della Juve? No, assolutamente, ma che no, assolutamente. Ciao Matt, devo andare, ma tranquillo perché tra poco vado pure io, visto che ho da fare, devo andare a studiare, devo fare un sacco di cose. Allora, abbiamo passato quasi un'ora in live, intanto mi alzo, Dio santissimo. Allora, abbiamo passato quasi un'ora in live, abbiamo parlato un po' di tutto il calciomercato. Facciamo le last questions, le ultime domande veloce e poi ci salutiamo. Fai la top 10 delle squadre più forti d'Europa. Attualmente il Real Madrid, per forza di cose, è prima, io seconda ci metto la Juve, perché non riesco a capire perché la gente non capisca che siamo usciti per il rigore e non per le altre cose. Top 10, vabbè, faccio una top 5, faccio prima, nel senso top 10 ci devo mettere pure il Chelsea dentro, ci devo mettere squadre che poi arrivano agli ottavi. Direi Real Madrid, Juventus, Bayern Monaco, Barcellona e come quinta metterei il Liverpool. Matt, non andare per favore, purtroppo devo tra poco andare, se no ho da fare, Anthony. Ciao Matt, viva la figa, sempre viva la figa. Matt, sto andando allo stadio a Roma, ti prego, vieni così ci vediamo. Non... Ragazzi, se vi giuro che qualche volta faccio... Allora, se il canale cresce, che il canale cresce e siamo sempre di più e siamo di più, facciamo un raduno poi. Facciamo un bel raduno, ci andiamo a prendere una pizza tutti insieme. Parliamo di calcio, parliamo di vite personali. Ronaldo Messi come palla al piede Messi. Ti farei Liverpool in finale? No, non tifo niente, tifo il calcio, tifo solo Juve io. Per me la Juve può permettersi, mi dico, i soldi
non gli mancano alla società, solo che non hanno mai sprecato tanti soldi. E questo è il problema, che non vogliono spendere, capito? Ma tu di come lo vedi? Attualmente uno dei migliori mediani slash centrocampisti centrali del mondo, praticamente regalato. Quanti iscritti hai? Non è un segreto, non lo metto perché molta gente si fa condizionare dal numero degli iscritti e non si iscrive a prescindere, anche se il video gli piace, perché dice oddio, c'ha 100 iscritti, fa schifo. Gli iscritti sono circa 2.000-2.500. Non siamo molti, ragazzi, perché ve lo dico sinceramente, visto che siamo qui a parlare faccia a faccia, io non ho un manager, non ho nulla come molte web star, e noi youtuber che parliamo di calcio non ce l'ha quasi nessuno il manager comunque. Cioè nessuno di noi ha un manager, nessuno, anche persone che hanno più iscritti di me, non credete che siano tutta farina del nostro sacco, ci facciamo un culo così certe volte. Penso che Death Note sia il miglior anime della storia finché Morelle poi diventa tipo il peggiore. È calato tanto, ragazzi, veramente, fino a quando c'era L vivo è stato probabilmente tra i primi tre anime che abbia mai visto in vita mia, perché Pogba se ne è andato, anche se aveva la 10 di maglia, perché a Pogba non interessava nulla della Juventus, interessava del denaro. Ti piacerebbe piacere che la Roma andasse in finale? Mi farebbe piacere, perché io, a differenza di molti romanisti, che mi hanno scritto cose molto negative sulla Juve, non ho niente contro la Roma e penso che ci siano romanisti intelligentissimi che non hanno contro niente contro la Juve. Infatti prendete youtuber come Gabbo Man e Sequolf, fanno video in cui parlano benissimo della Juve perché sono persone intelligenti e non vedo perché dobbiamo odiarci. Matuidi o Vidal, due calciatori diversi, Vidal c'ha qualcosina in più. Secondo te Alessandro se ne va via dalla Juve? Secondo me sì. Allora ragazzi, siamo in chiusura, io vi ringrazio giustamente per aver, Salvatore, per rispondere alla tua domanda di prima, sono cristiano, sì che sono cristiano, Storaro se ne andrà, è sul mercato, bisognerà vedere, potresti fare un video sulla situazione di Pogba, domani esce, io spero, quello di Dybala e di Storaro, che sto a distombriaco, se ciao, se la sera ti fai la Roma anche se dico io, secondo te la Roma che fa? Secondo me la Roma lotta con le unghie e con i denti, ma deve essere veramente bravo a fare queste cose. Allora ragazzi, io vi saluto, mi dispiace pure lasciarvi perché vedo che mi dite non andare, ma io devo andare perché ho da fare un sacco di cose, vi saluto, vi do appuntamento ai video, attivate la campanella delle notifiche, mettete like, seguitemi su Instagram se volete, perché è lì che rispondo e soprattutto faccio un sacco di cose, pubblico contenuti sulla mia vita, insomma se ve sto simpatico, se oppure se ve sto antipatico e mi volete scrivere quanti pugni mi vorreste dare, andate su Instagram e scrivete Matt Iacobucci. Ciao 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 ciao.